La gente, questo qua è il risultato dopo il secondo, il terzo giorno. Guardate, guardate che bel volume. Mi piace, lo legate un pochettino di qua perché devo uscire. Guardate, la padella, metto olio extravergine, solo qualche goccia. E spengo il fuoco. Rosmarino. E chiodi di garofano. Col fuoco spento le lascio su. Massaggiato, ho usato tutto. Io vi consiglio, sapendo che io ci ho pensato tardi di lavarmi i capelli domani mattina. Se lo preparate tipo al mattina e lo usate la sera sarebbe meglio, perché così il rosmarino e il chiodo di garofano lasciano più il loro beneficio. Comunque non lo fate bollire l'olio tanto. Adesso, come vedete, c'ho i capelli effetto paglia, che c'è qua tantissimo vento. Vado a usare la mia cuffietta magica. Mia cuffietta sexy. Io la metto sempre da dietro. Profumo a mia nonna, però chi se ne frega, me deve supportare il gatto. Allora. Volevo fare il procedimento con la faccia più carina, truccata, ma mi sono dimenticata, ho lavato la faccia. E dovete sopportare così. E ora vado a dormire e domani mattina facciamo styling. E adesso cominciamo col lavaggio dei capelli. Io già da mesi, mesi, mesi che non uso shampoo, ma uso solo o il balsamo direttamente sui capelli, o ogni tanto uso il bicarbonato per fare un massaggio al cuoio capelluto, attivo la circolazione e nel frattempo li pulisco e soprattutto in questo caso tolgo il grasso dalla radice, perché ovviamente io voglio un bel volume sui capelli. Adesso li sciacquo bene, massaggio benissimo, benissimo la testa, li sciacquo bene e vado a usare il mio balsamo magico. Io adoro, chi mi segue sa che io lo uso da anni e anni perché mi aiuta a stricare i capelli sotto la doccia e tante volte lo uso come shampoo, nel senso mi sciacquo i capelli, uso direttamente il balsamo, lo massaggio sui capelli, lo lascio a riposo e poi dopo comincio a pettinarmeli senza usare assolutamente il shampoo. Come vedete o come sapete, la maniera migliore per pettinare i capelli ricci è quella di cominciare dalle punta. Si cominciano a pettinare le punta, poi dopo piano piano si alza il pettine finché arrivare alla radice, perché così non si spaccano, non si spezza il capello e soprattutto viene molto più facile per pettinarli più velocemente. I nostri capelli ricci, ovviamente, se non li laviamo dopo 3-4 giorni diventano dei rasta, e quindi questo qua è il risultato. Più li laviamo ovviamente più riusciamo a pettinarli meglio, però dipende dal tempo che abbiamo a disposizione, la voglia che abbiamo a starli a pettinarli, e la terza cosa, i capelli non si devono essere lavati tutti i giorni, quindi l'estate probabilmente, ma l'inverno è complicato. Come vedete, guardate i due lati, questi come sono belli lisci lunghi e l'altro sono belli corti. Ma la più grande soddisfazione quando riesci a pettinarli, vedi proprio, senti il pettine che scende fino giù, che meraviglia!
Adesso comincio con lo styling. Uso la Lola Cosmetic che io adoro, la applico su tutti i capelli e dopodiché comincio col styling velocissimo. Aggiungo anche il gel di Lola Cosmetic per affermare i ricci, sapendo che c'è tanto vento e cioè, si sfibrano per non farli sfibrare. E vi consiglio, se non avete questa Lola Cosmetic, usare la vasellina però sia sciolta, perché io questo video mi sono dimenticata di scioglierla. E rimangono i pezzettini sui capelli, che non è un problema, che quando lo asciugate col phon va via, non rimane, non è che gli dà pesantezza. L'importante è che la vasellina la mettete solo sulle punte, non dalla radice, perché impesantisce i capelli. È un styling molto 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 facile e semplice. Prendere il pettine e passarlo proprio al bordo. Un styling molto 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 semplice, perché pettino proprio il passo il pettine sul bordo, comincio a separare le ciocche e passarli, cercando di passarli più su tutte le parti dei capelli. È un styling che ti prende 4 minuti, 3 minuti, velocissimo. Basta che i capelli siano molto bagnati e ben idratati. Comunque il risultato è spettacolare. Sembra una cosa scontata e facile, ma veramente a me piace tantissimo. Ultimamente sto usando questo tipo di styling perché mi prende poco tempo e soprattutto si può utilizzare d'estate. Vedete, le separo le ciocche così, le divido, il pettino, passando il pettine col bordo. Comunque, belle, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto se la provate, fatemi sapere. Per avere un volume favoloso e di definizione, non da sottovalutare. Sinceramente questa tecnica l'ho usata l'ultima volta che ho lavato i capelli, che avevo fretta. Ho detto mal. Allora, ci sta. Lo fisso con questo qua e vediamo i punti dove ci sembrano molto secche, tipo qua, e li passiamo qui. Adorata vasellina, perché c'è tanto 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 vento questi giorni e mi ha rovinato i capelli, quindi uso. Questo qua è il risultato dopo 3 giorni. Come vedete sono veramente belli. Comunque io uso sempre la cuffia per andare a dormire. Guardate che bel volume.
Mi piace, a me piace tantissimo. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, ciao!